Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi di un fumetto molto molto speciale, il primo graphic novel di Rachele Aragno, ovvero Melvina. In occasione dell'uscita di questo fumetto, Bob Publishing ha organizzato un blog e vlog tour. Oltre alla mia recensione troverete anche altri contenuti per conoscere meglio questo fumetto e al termine del tour verranno estratti tre fortunati vincitori che vinceranno non soltanto una copia del fumetto ma anche una spilla. Le regole per partecipare sono semplicissime, innanzitutto mettere mi piace alla pagina Facebook di Bob Publishing. Diventare lettori fissi o essere iscritti ai canali dei blogger e vlogger partecipanti, seguire tutte le tappe commentandole, compilare il form che trovate linkato qua sotto in descrizione e infine condividere il blog tour sui social. Ovviamente qua sotto in descrizione vi lascio anche il link a tutti i blog e canali partecipanti. Ma torniamo al protagonista di questo video, ovvero Melvina. Come vi dicevo, è una graphic novel edita da Bow Publishing che ha un prezzo di copertina di 20 euro. La protagonista di questa storia è appunto Melvina. Una ragazzina che non vede l'ora di crescere perché si sente incompresa dai suoi genitori, non la coinvolgono mai nelle decisioni importanti, non la stanno mai ad ascoltare, non la prendono in considerazione. Una sensazione che possiamo ben capire perché tutti noi da piccoli ci siamo sentiti un po' come Melvina. Un giorno Melvina, mentre sta inseguendo il suo gatto sul tetto, si imbatte nel signor Otto, che la stava proprio aspettando perché Melvina è l'unica in grado di aiutarlo. È la prescelta per sconfiggere un terribile cattivo. Il signor Otto, infatti, una volta era un bambino proprio come Melvina, che desiderava crescere immediatamente perché si sentiva incompreso dai suoi genitori. Questo suo forte desiderio viene infine esaudito da Malcape, ma purtroppo ci sono delle conseguenze perché crescendo immediatamente si è perso sostanzialmente gli anni migliori della sua vita. Otto vuole quindi tornare alle sue condizioni originali e per questo ha bisogno dell'aiuto di Melvina. Insieme si recheranno in un mondo, diciamo, parallelo al di qua, un posto in cui i nostri protagonisti incontreranno tante altre persone che sono rimaste vittime dei propri desideri e della cattiveria di Malcape. Si tratta quindi di un fumetto da una parte avventuroso, sembra un po' una fiaba in stile Alice nel Paese delle Meraviglie o Il Mago di Oz, ad esempio, mi ha ricordato tanto. In questo mondo, come vi dicevo, un po' parallelo, dove ci sono personaggi molto bizzarri, animali parlanti, regine senza la testa, insomma c'è veramente di tutto. Ciò che accomuna però tutti i personaggi di questa storia sono in pratica i desideri. Tutti infatti hanno desiderato fortemente qualche cosa e la loro voglia di realizzarlo immediatamente ha portato però delle fortissime conseguenze. Tanto vi faccio vedere qualche tavola perché secondo me i disegni sono veramente meravigliosi. Adoro questo stile dell'autrice perché secondo me rafforza tantissimo anche la storia che viene raccontata, dà proprio l'idea di essere una favola. E nonostante la giovanissima età della protagonista, il risvolto, diciamo, più fantastico della storia, penso che sia un fumetto senza età, che piacerà tantissimo sia ai giovani lettori perché appunto vivranno questa avventura, questo percorso di Melvina come qualcosa di super fantastico. Però in realtà ci sono delle tematiche che vengono trattate, soprattutto il percorso di crescita che fa la protagonista, che verranno molto apprezzate soprattutto dai grandi perché appunto hanno già vissuto una condizione tale per cui desideravano tantissimo crescere ed essere adulti subito. Crescere però non significa soltanto diventare grandi fisicamente, e questo la nostra protagonista lo capirà man mano, facendo diversi errori, conoscendo personaggi nuovi, rincontrando delle persone invece a lei molto care. Mi è piaciuto tantissimo questo percorso di formazione perché sottolinea effettivamente le cose importanti della vita, ovvero godersi il presente, godersi il tempo che abbiamo adesso, viverlo pienamente, stando bene con noi stessi e con le persone a cui vogliamo bene. Soprattutto quest'ultima parte, secondo me, soprattutto verso la fine del fumetto, emerge fortemente. Quando siamo piccoli diamo per scontate tante cose, come la presenza ad esempio dei nonni, dei nostri genitori, pensiamo che siano accanto a noi per sempre e quindi vogliamo diventare grandi subito perché vogliamo essere ascoltati, vogliamo fare le cose che fanno anche gli altri, pensiamo che crescere ci dia più libertà, ma quando siamo piccoli non sappiamo di tutte le responsabilità che arrivano poi. E in tutto questo marasma ci si dimentica delle cose importanti.
più in particolare di quanto sia prezioso il tempo che abbiamo a disposizione da passare, ad esempio, con i nostri cari. La parte dei nonni mi ha fatta commuovere particolarmente perché è una ferita ancora aperta per quanto mi riguarda, quindi per questo motivo penso che possa piacere sia ai più piccoli che ai più grandi. Il tema poi del tempo, secondo me, non riguarda esclusivamente il momento in cui siamo più giovani nella nostra vita, perché più passa il tempo più mi accorgo che anche crescendo verso i 25 anni, per intenderci, ci si inizia a fare delle domande, no? E si è un po' in una sorta di limbo perché, almeno per quanto riguarda quelli della mia generazione, non ci si sente già adulti, ma si vive un po' come ancora nell'adolescenza. Però allo stesso tempo non si ha più un'età in cui si è ragazzini, e quindi si è in questa sorta di limbo in cui o si vive nel passato come ragazzini o si vive costantemente in proiezione del futuro. E questa cosa mi è tornata alla mente leggendo Melvina, riflettendo appunto sul tempo. Secondo me il futuro lo costruiamo vivendo oggi, vivendo la nostra vita giorno dopo giorno, aggiungendo pian piano un mattoncino alla volta. E forse la cosa più triste di tutto questo è che finché non ti capita qualcosa di estremo, di particolarmente brutto, doloroso, che ti schiaffa in faccia comunque la realtà dei fatti, non ce ne rendiamo conto. Diciamo che questa lettura mi ha riportato a galla appunto questa sensazione, mi ha ricordato quanto sia importante essere presenti oggi e non essere ossessionati o dal nostro passato o dal nostro futuro e di quanto il lavoro ci sia dietro ai nostri sogni e ai nostri desideri. Certo, tutti noi vorremmo che i nostri sogni si realizzassero immediatamente, subito, così, però la realtà è che non si può fare in questo modo, bisogna lavorarci su, impegnarsi, spesso ci vogliono anni per raggiungere i propri obiettivi, i propri sogni, però questi anni passati a lavorare, a prepararsi per realizzare il sogno sono importantissimi e una volta che si sarà arrivati, diciamo, al traguardo, si riuscirà sicuramente a gustarlo meglio. In generale, Melvina è un fumetto che mi è piaciuto tantissimo. Come vi dicevo, a parte i disegni che sono particolarmente buffi e carini, soprattutto nei personaggi un po' più fantastici, magici, ma in realtà anche le persone normali sono disegnate in un modo secondo me molto carino. Comunque incontrano molto il mio gusto. L'acquarello rafforza il lato magico, fantasioso, insomma, della storia e le tematiche affrontate mi sono piaciute molto perché mi sono ritrovata a sorridere, ridere, a vivere appunto un'avventura abbastanza fantastica e allo stesso tempo riflettere. Quindi io vi consiglio assolutamente la lettura di Melvina, al di là della vostra età, secondo me è una lettura che apprezzerete particolarmente. E niente, questa era la mia opinione quindi su Melvina. Vi ricordo che in descrizione trovate tutte le altre tappe del tour, tutte le regole per partecipare al giveaway. Ovviamente fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete già letto Melvina, se vi incuriosisce o meno, insomma quali sono le vostre impressioni al riguardo. E io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!